Buonasera ragazzi di Quinta AL. Eccovi una registrazione nella quale metterò in luce alcuni tratti salienti del dibattito, lezione, diciamo, che abbiamo tenuto ieri pomeriggio sul tema del legame esistente tra pandemie e attività antropiche, attività umane. Ne abbiamo parlato per un'oretta, insomma, abbastanza a lungo, e diciamo che possiamo cominciare. Tenete conto che questo tema in qualche modo salterà fuori all'orale con qualcuno di voi perché è di stretta attualità e perché si lega ad alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato quest'anno nell'ambito del programma di scienze. Allora, possiamo cominciare dicendo questo, che a volte si discute in maniera un po' superficiale del fatto che non esistano legami tra eventi come quello che stiamo vivendo, con la pandemia da Covid-19 e cambiamenti climatici. Un'analisi più attenta della cosa, un po' più approfondita, e ci dice invece altro. Ci dice che alcune attività umane hanno come conseguenza processi che portano al riscaldamento del pianeta, ma anche alla diffusione delle pandemie. Quello che vi sto dicendo, l'ho detto, lo ripeto, non è un'opinione personale, è il risultato di molte pubblicazioni che già da 20 anni girano nel mondo delle riviste scientifiche più autorevoli, come ad esempio Nature, e che mettono in evidenza dei legami molto stretti tra determinati tipi di attività umana e determinati tipi di evento come le pandemie. Allora, innanzitutto diamo una definizione di pandemia. La pandemia è un'epidemia che ha una forte tendenza a diffondersi in tempi molto brevi in territori molto vasti. Tendenzialmente questa del Covid-19 ha preso praticamente tutto il mondo, se si esclude le zone polari, d'accordo? Ma in realtà qui abbiamo a che fare con qualcosa che si è diffuso veramente con grande rapidità e in tutto il pianeta. La pandemia ha anche un'altra caratteristica, che l'agente infettivo che la provoca è un agente per il quale gli esseri umani non hanno difese immunitarie. È un qualcosa di totalmente nuovo con il quale Homo sapiens viene a contatto. Allora, in realtà le pandemie, questo l'abbiamo detto, non sono eventi. Qui la prima domanda che ci è venuta in mente, abbiamo detto, è ci chiediamo se le pandemie sono eventi naturali o artificiali, tra virgolette. E come abbiamo già detto, possiamo ribadire il concetto. Una risposta univoca non c'è. E spesso i fenomeni possono essere interpretati sulla base di risposte che sono sfumate, cioè sono parziali, non è vera né una cosa che sono eventi esclusivamente naturali né che sono eventi esclusivamente artificiali, o comunque in qualche modo causati dall'uomo. Sono vere entrambe le cose. Sono vere entrambe le cose perché in effetti in passato le pandemie ce ne sono state tante. E molte delle quali testimoniate in maniera circostanziata da documenti storici. Vediamo però in realtà come avvengono questi passaggi di virus da alcune specie animali all'uomo, perché in effetti la stragrande maggioranza delle malattie che hanno messo in crisi l'umanità nel presente e nel passato si sono verificate per un passaggio per un salto di specie, quello che gli americani e gli inglesi chiamano spillover, cioè un passaggio da una specie serbatoio che diciamo, comunemente è abituata a vivere con questo virus o batterio e l'uomo. A volte questo passaggio avviene in maniera diretta, attraverso questo animale, questa specie serbatoio, qui abbiamo visto i pipistrelli di quali poi torneremo a parlare. E l'uomo, ma a volte, come nel caso del virus Hendra che si è manifestato in Australia nel 1993, l'animale serbatoio che tipicamente non trasmetterebbe in maniera molto semplice il virus da sé all'uomo, lo ha trasmesso invece a un animale come il cavallo che ha fatto da specie di passaggio, perché il cavallo, è un animale che ha un contatto più stretto con l'uomo, quindi l'uomo può arrivare a contrarre determinate patologie di natura infettiva attraverso questi organismi, questi animali con i quali è abituato a convivere. Tipicamente i cavalli, i maiali per altri tipi di malattie come l'influenza suina, d'accordo?
Allora, in passato questi tipi di eventi ci sono sempre stati, d'accordo? Io ve ne ho messi alcuni, potrei citarvene anche altri prima dell'anno zero. Nel 500 a.C. ad Atene c'è stata una peste molto pesante, insomma, che ha messo in crisi la popolazione. Qui ne abbiamo una che è partita da Costantinopoli, la peste di Giustiniano. Siamo nell'Impero Romano d'Oriente, in epoca bizantina. E nel VI secolo, il 541-542 d.C., qui questa epidemia che molti storici sottolineano, della quale molti storici sottolineano la gravità anche a livello di ripercussioni economiche, tanto che questa data viene fatta coincidere da alcuni storici con la fine dell'epoca antica, l'inizio del Medioevo. Si protrasse per un paio d'anni e diffondendosi un po' in tutta Europa e causando veramente morte in tutto il continente, così come quella del XIV secolo, quella più famosa, la peste nera, dal 1300 qui l'Europa ha avuto a che fare per 6-7 anni con questa roba qua. 7 anni durante i quali la popolazione europea è stata letteralmente decimata. Stata più che dimezzata, d'accordo? Da 80 milioni di abitanti si è passati a 30 milioni di abitanti, secondo le stime degli storici. E poi, avvicinandosi più nel tempo, possiamo parlare anche della grave epidemia di vaiolo che colpì i nativi americani al momento dell'arrivo dei conquistadores spagnoli e portoghesi, no? Europei, che portarono con sé il virus del vaiolo e che ad una popolazione, quella degli nativi americani, che non aveva un minimo di difesa immunitaria contro questo tipo di agente patogeno. E quindi anche qui ci furono milioni di morti, molti più, si dice, di quelli che i conquistadores stessi fecero con le loro guerre, con le loro atrocità nei confronti delle popolazioni indigene. Infine, andando a fare uno scivolone in avanti nel tempo, l'influenza spagnola, la conosciamo tutti, no? Alla fine della Prima Guerra Mondiale è arrivata questa epidemia di influenza che si stima abbia ucciso tra i 40 e i 50 milioni di persone. Fece più vittime la spagnola della Prima Guerra Mondiale stessa. Allora, tutto questo ci suggerisce che le pandemie ci sono sempre state, quindi sono eventi quasi ineluttabili. Però, considerarli eventi quasi ineluttabili è un atteggiamento un po' passivo, un po' supino dal mio punto di vista, perché in qualche modo i dati ci dicono in maniera abbastanza chiara che questi tipi di evento si sono moltiplicati nel XX secolo e soprattutto all'inizio del XXI secolo stanno cominciando a diventare un po' troppi. Cioè c'è una sorta di concentrazione nel tempo di questi eventi, soprattutto a partire dall'anno 2000. In poi, negli ultimi 20 anni ci sono state degli outbreaks, come li chiamano gli inglesi, cioè delle improvvise esplosioni di epidemie che sono arrivate veramente a un passo dal trasformarsi in pandemia, come per esempio la SARS nel 2003, la MERS, che era un altro tipo di influenza che veniva dal paese del Medio Oriente. Quindi, c'è stata un'intensificazione di questi eventi che ovviamente è legata a che cosa? È legata al fatto che molte cose sul pianeta Terra sono cambiate in relazione al fatto che la popolazione mondiale è sensibilmente aumentata. Chi è nato come me negli anni 70 è nato in un mondo che conteneva metà, ripeto, metà degli abitanti che esistono adesso, ok? Si passa da circa 4 milioni di 4 miliardi, scusate, di abitanti negli anni 70 ai quasi 8 miliardi di oggi, con un tasso di crescita della popolazione umana che è dell'1%, cioè ogni anno la popolazione umana aumenta dell'1% rispetto a quella dell'anno precedente. Sono numeri importanti, grandi, che ovviamente presuppongono che cosa? Presuppongono che sia aumentato la pressione degli umani sugli ecosistemi. E questo è un dato di fatto, innegabile. E infatti, quello che si dice è sì, le pandemie ci sono sempre state, va benissimo, però un conto è avere un mondo con una pandemia
Scusate, un conto è avere una pandemia in un mondo da 900 milioni di abitanti, un conto è avere qui, per esempio nel 1800, un conto è avere una pandemia in un mondo da quasi 8 miliardi di abitanti, 7 miliardi e 700 milioni circa, in cui tutti si spostano e in cui il sistema economico è organizzato secondo una sorta di sistema a vasi comunicanti. Perché se succede qualcosa a livello, ormai lo sappiamo bene, l'abbiamo capito leggendo i giornali, facendoci un'idea di come è fatto il mondo, ma se succede qualcosa a livello economico in Asia, dopo un po' questo qualcosa in qualche modo si fa sentire anche in Europa e in America. Tutto è collegato nel mondo di oggi, ok? Ecco perché il titolo di questa slide è Qualcosa è cambiato. Non è cambiato soltanto il numero di abitanti, di Homo sapiens che popolano questo pianeta. Ma è cambiato anche il modo in cui questi sapiens sono organizzati sul pianeta stesso. Ok, allora vediamo quali sono questi impatti importanti da sottolineare. Sicuramente il primo, il più importante da collegare al discorso pandemia, è la deforestazione. E già qui ci si deve accendere una lampadina perché della deforestazione abbiamo parlato nel momento in cui abbiamo parlato di cambiamenti climatici. Le grandi foreste assorbono l'anidride carbonica e quindi limitano l'accumulo di CO2 all'interno dell'atmosfera. Lo sappiamo già questo. Che legame ha il processo di deforestazione in atto in maniera molto spinta in alcune zone del mondo con la diffusione delle pandemie? Allora, per capirlo, dobbiamo innanzitutto capire come funziona, sapere come funziona un sistema, una grande foresta, in condizioni normali. Allora, in condizioni normali le foreste, soprattutto quelle equatoriali, sono uno scrigno vero e proprio di biodiversità vegetale, animale, d'accordo? Tutte le categorie di organismi viventi sono altamente rappresentate all'interno di queste foreste. Ci sono tantissime specie di vegetali, ci sono tantissime specie di animali, ok? Ora, questi animali sono ciascuno di questi animali ha degli organismi patogeni che in qualche modo infettano questi organismi, che si sono abituati, adattati a questi organismi. Nella maggior parte dei casi, questi virus, okay, questi organismi patogeni, in realtà in questi animali non causano malattie. Probabilmente perché nel tempo, nel corso degli anni, insomma, centinaia, migliaia di anni, milioni di anni, il sistema immunitario di questi organismi si è abituato a accogliere questi virus, che quindi si trasmettono da individuo a individuo, generalmente, ripeto, generalmente, non sempre, senza causare danni. Generalmente, perché per esempio il virus HIV, scusate, il virus Ebola, oltre a uccidere l'uomo, uccide anche gli scimpanzé e i gorilla, i primati. Quindi loro sono la specie serbatoio, anche se per Ebola la vera specie serbatoio non si è trovata. Però spesso sappiate che questi virus uccidono anche gli animali della foresta, fa parte della natura. E in un mondo in cui, in un mondo, cioè come quello della foresta, in cui si continuano a scoprire specie, c'è cioè una grandissima biodiversità, una grandissima biodiversità animale nel nostro caso, per quello che ci interessa, e capite bene che esiste anche una grande diversità virale, quindi tenete conto che le stime dei biologi ci dicono che noi al momento conosciamo poche migliaia di specie, 3-4 mila specie di virus, se non ricordo male, e che rappresentano, si stima, soltanto lo 0,1% dei virus probabilmente esistenti in natura. Quindi immaginate cosa c'è qui dentro. Allora, tutto questo discorso va un attimino inquadrato e contestualizzato rispetto a quello che stiamo dicendo. Perché le grandi foreste, proprio per questo motivo, diciamo, sono spazi che vanno lasciati in pace. Cioè, il territorio antropico deve rimanere idealmente separato e anche fisicamente separato dal territorio naturale come le foreste primarie. Possiamo lavorarci su questo disegno, se volete, in maniera molto rudimentale. Naturalmente sono disegni abbastanza, come dire, cioè, chiamiamoli schematizzazioni più che disegni, perché insomma,
Non sono granché, me ne scuso, ma insomma, l'importante è che si capisca il concetto. Homo sapiens deve rimanere in condizioni auspicabili e ideali, diciamo, separato da queste foreste, perché la separazione implica che i virus possano trasmettersi all'interno delle specie della foresta senza in qualche modo uscire al di fuori di questo confine. Se l'uomo non crea occasioni di contatto con la fauna selvatica, difficilmente, molto difficilmente, un virus fa il salto di specie, provocando quella che viene chiamata zoonosi. La zoonosi è una malattia che deriva da un salto di specie. È la realtà dei fatti questa? No, questa è una situazione ideale che raramente si verifica. La realtà dei fatti qual è? La realtà dei fatti è un'altra. La realtà dei fatti è che l'uomo è abbastanza invasivo come specie, anzi direi molto invasivo. E quindi cosa è successo? È successo che le grandi foreste hanno cominciato a subire un processo di frammentazione ecosistemico. La deforestazione spinta degli umani cosa ha fatto? Ha portato Homo sapiens a penetrare questi ambienti, d'accordo? Perché? Beh, per motivi più disparati, lo sappiamo, per ricavare legname pregiato, per ricavare nuovi spazi legati da utilizzare per l'agricoltura intensiva o per l'allevamento intensivo, per le attività estrattive. In tutto questo discorso vedete già che ci stiamo avvicinando a un certo tipo di concetto, ma ci stiamo già muovendo parallelamente a un qualcosa che abbiamo già fatto. Perché? Perché l'agricoltura e l'allevamento intensivi sono in qualche modo legati al cambiamento climatico, perché l'allevamento intensivo è una fonte di anidride carbonica, soprattutto metano, che è un gas serra molto potente. E l'agricoltura intensiva è una fonte di protossido di azoto, ad esempio, che è un altro gas serra molto pericoloso, per quanto sia presente ancora a basse concentrazioni. E quindi c'è questo sistema perverso, del quale abbiamo già parlato, che ha portato alle conseguenze di cui ci siamo occupati tempo fa quando parlavamo di cambiamenti climatici. Ma qui, nel contesto di cui stiamo trattando, Homo sapiens è venuto, oltre a penetrare all'interno delle foreste e a frammentarle, ha creato l'occasione per venire a contatto con la fauna selvatica. E perché? Perché la frammentazione degli ecosistemi implica che cosa? Implica innanzitutto due cose: implica che una specie rischia di estinguersi, successo diverse volte. In più, quando una specie si estingue, il virus che sta dentro di lei in qualche modo, che la usa come specie serbatoio, fa di tutto, ok, per fare un salto di specie, cercare un altro habitat. E se l'uomo è molto vicino a queste specie selvatiche, cosa succede? Succede che lo spillover, cioè il salto di specie, è molto più semplice. Se io ho un allevamento in una zona vicina alle foreste, i pipistrelli possono infettare le mie mucche, i miei bovini, i miei cavalli, e quindi i cavalli infettare me. Questo è solo un esempio. Quindi queste linee rosse sono linee di passaggio delle specie selvatiche e quindi anche del virus. D'accordo? Qui vale molto il detto di alcuni scienziati che dicono: il virus, anche questo Covid-19, non è venuto a cercare noi. Siamo noi che con le nostre attività assolutamente invasive nei confronti degli ecosistemi vergini, ci portano a contatto con questi organismi. Quindi, quando avviene il salto di specie, poi l'uomo può trasmetterlo ad altri uomini, come in effetti è successo. D'accordo? Allora, ci tenevo a sottolineare una cosa che poi si collega con la geografia, ve la faccio subito vedere, perché quali sono le aree critiche da questo punto di vista? Ce ne sono alcune. Sono più critiche di altre. Sicuramente le grandi foreste, indicate qui con la freccia, sono le grandi foreste, diciamo, sparpagliate in giro per il mondo. Nella zona dell'emisfero nord sono la foresta canadese e la grande foresta siberiana, che però sono, essendo zone molto fredde, hanno una biodiversità più bassa. La grande biodiversità, anche in termini virali, si ha qui nelle zone, diciamo, equatoriali tropicali. Quindi,
Foresta amazzonica, foresta del Congo e foreste del sud-est asiatico, d'accordo? Allora, che sono quelle più in pericolo in questo momento? Per tutta una serie di motivi. L'Amazzonia, lo abbiamo visto, l'Amazzonia è aggredita continuamente e dai fazenderos, che sono questi grandi proprietari terrieri che hanno bisogno sempre di nuove terre per coltivare soia, e la soia cosa fa? La soia brasiliana, una volta raccolta, va in giro per tutto il mondo ad alimentare questi mega allevamenti intensivi che stanno sparpagliati appunto su tutto il pianeta, per i cinque continenti. Inoltre, tenete conto che una gran parte dello spazio viene ricavato, viene utilizzato per coltivare mais, il mais che viene utilizzato in Brasile, per esempio, per ricavare etanolo, che è un carburante per le automobili che vanno a benzina, possono andare anche ad etanolo, d'accordo? La metà del parco auto in Brasile utilizza questo come carburante, che non è poco. Quindi immaginate quanti spazi servono, e quindi incendi, deforestazione e l'uomo che entra in contatto con la fauna selvatica, rischiando continuamente lo spillover, che poi si può verificare anche in queste zone, sono molto a rischio. Questo è il sud-est asiatico, l'Indonesia, Nuova Guinea, la Malesia. Ancora queste foreste vengono tagliate perché? Per coltivare olio da palma, oltre che per ricavare legname molto pregiato. E poi c'è questa zona del Congo sulla quale vale la pena fermarsi perché è un'area con una vastissima foresta tropicale che però è sotto continua pressione di un traffico illegale di legname. Praticamente qui gli europei, insomma gli occidentali vengono e in qualche modo attraverso un mercato più o meno legale, di solito meno legale, cercano di approvvigionarsi di legname pregiato e di minerali che vengono utilizzati nell'industria dello smartphone, degli smartphone. Quindi spesso il pagamento avviene ovviamente sottobanco in armi, laddove esistono tante tribù che si fanno continuamente guerra tra di loro da molti anni. Quindi noi occidentali con i nostri modo di fare un po' così invasivo, fomentiamo guerre lontano da noi per ottenere in cambio fondamentalmente tecnologia e legname. Ok, allora tutta questa storia però ha anche un altro risvolto ed è questo, è quello del consumo di carne di animali selvatici. Allora, l'Africa è un luogo in cui da sempre, direi, da sempre gli uomini hanno consumato carne di animali selvatici. Il contatto con la foresta è molto stretto, però c'è da dire una cosa, che ultimamente questa pratica è molto aumentata, perché è aumentata la popolazione e perché molti delle persone che prima coltivavano la terra oggi vanno a raccogliere coltan, cioè questi minerali che servono per gli smartphone, e quindi cosa mangiano? Mangiano la roba più sbrigativa, vanno a cacciare. Mangiano questi animali affumicati, selvatici, d'accordo? Ora, cosa c'è di più facile? Fra l'altro, animali che in Africa vengono mangiati, ma non solo in Africa, vedremo anche in Asia, perché sono considerati mangiare animali selvatici, soprattutto alcuni, spesso, tra l'altro in via di estinzione, è considerato uno status symbol, cioè un modo per ostentare ricchezza. Allora, questo è un nodo cruciale del discorso, perché non c'è niente di più facile del verificarsi di uno spillover, cioè di un salto di specie, nel momento in cui un uomo entra in contatto con un animale per mangiarselo. C'è la macellazione, c'è la cattura, c'è un contatto molto forte che quindi crea tutti i presupposti perché ciò di cui parlavamo prima possa avvenire. Questo rischio si corre molto anche in Cina, ad esempio. Questo lo sappiamo dai giornali, da tutto quanto, però cerchiamo di dare un'inquadrata a questo discorso. Allora, naturalmente anche in Cina c'è questa abitudine, ma non è una cosa che esiste da molto tempo. In realtà la Cina fino a una cinquantina di anni fa, una quarantina di anni fa, era un paese dove predominava
una società rurale, d'accordo? Una società che mangiava fondamentalmente verdure e, diciamo, qualche volta carne di polli allevati così, diciamo, all'aperto. Era una società semplice che viveva sotto dittatura. Poi è successo qualcosa, è successo che la Cina si è aperta al mondo e ha costruito un sistema capitalistico tutto suo, nel quale è aumentata la ricchezza del singolo cittadino che si è trasferito in queste enormi megalopoli, dove ci sono fabbriche e quindi dove c'è tutto il sistema produttivo fondamentalmente del pianeta. Non a caso la Cina viene chiamata la fabbrica del mondo oggi. Vedremo ancora per quanto, non lo sappiamo, ma insomma. Questa ricchezza si è concentrata soprattutto dove? Diciamo nella zona sud-est, dove ci sono le grandi megalopoli, Shanghai, Nanchino, Wuhan, Xi'an, ok? Chongqing, eccetera, eccetera, Canton. Sono città da 20, 25, 15 milioni di abitanti, sono enormi. Ma in queste zone dove i cittadini conducono una vita sulla quale si possono dire molte cose, probabilmente il tenore di vita è alto perché ovviamente c'è uno stipendio, c'è uno stile di vita. In queste zone sono penetrati i costumi occidentali. Quindi la ricerca spasmodica dello status symbol. Che cos'è che usano i cinesi per ostentare ricchezza in qualche modo? È mangiare carne selvatica. Mangiare carne selvatica, soprattutto nel sud-est della Cina, è molto trendy, se vogliamo dirla con un termine moderno. E trendy, e quindi c'è questo grande mercato di carne di animali selvatici, pipistrelli, serpenti, pangolini, la lista è lunghissima, che vengono catturati spesso illegalmente dalle foreste un po' di tutta l'Asia, portate in questi enormi mercati dove vengono vendute. E spesso macellate sul posto perché il cliente, perché è trendy anche che ti macellino e cucinino l'animale sul posto, ok? E quindi ci sono questi grandi mercati dove sono dei veri e propri manicomi per animali, dove chiaramente non c'è niente di più facile del beccarsi una malattia di origine virale. Immaginate questi giganteschi mercati, io non ci sono mai stato, ma insomma, ho visto dei servizi dove. E ci si ritrova all'interno di una sorta di follia collettiva. Naturalmente, qui l'ho già detto e lo ripeto, lungi da me il voler decantare le virtù dell'Occidente a discapito dei vizi dell'Oriente. Non è questo diciamo la sede. Però, cioè, no, soprattutto non mi appartiene questo tipo di mentalità, e anche perché l'ostentazione degli status symbol della ricchezza è un qualcosa di tipicamente occidentale. Quindi qui è avvenuta una sorta di esportazione culturale dall'Occidente capitalistico all'Oriente neocapitalistico che ha dato questi risultati in salsa asiatica, diciamo così. Con la conseguenza che prima o poi il passaggio di specie doveva avvenire. Infatti adesso in Cina questi mercati sono chiusi, io non so se li hanno riaperti, probabilmente li riapriranno perché questi mercati e questo tipo di economia, questa nicchia economica, dà lavoro a 6 milioni di persone e movimenta un giro d'affari che si stima intorno ai 18-20 miliardi di dollari. Non esattamente bruscolini, ok? Ecco perché i governi fanno fatica a chiudere questo tipo di attività. Però questo tipo di attività comportano dei rischi enormi, perché ovviamente, essendo relativamente nuovi questi mercati, ok, ed essendo i cinesi, cioè insomma, la popolazione mondiale, ormai soprattutto quella asiatica, molto numerosa, capite bene che la probabilità di spillover, di salto di specie, soprattutto in luoghi come questi, aumenta esponenzialmente. Aumenta in questi mercati, aumenta laddove si manifestano le attività di caccia degli animali selvatici, di deforestazione, d'accordo? In tutte queste occasioni l'uomo viene a contatto con l'animale selvatico e quindi automaticamente si espone ad un altissimo rischio
di passaggio di specie, d'accordo? Fra tutte le specie, anzi, fra tutti i mammiferi, bisogna prestare particolarmente attenzione ai pipistrelli. Meritano un discorso particolare, perché forse in pochi lo sanno, ma le specie di pipistrelli conosciute nel mondo sono più di 1100. In Europa non ne abbiamo molte, ma in Asia, in Oceania, in Sud America hanno molte specie di pipistrelli. Sono organismi molto diffusi, su un totale di circa 5.000 mammiferi, ok? Cioè, credo che siano circa 5.500 i mammiferi conosciuti sul pianeta Terra. Di questi 5.500, 1.100 sono pipistrelli. Chirotteri si chiama quest'ordine di mammiferi. E circa il 20%. Allora, questo spiega il perché molti casi di zoonosi si sono verificati per un passaggio di specie che parte dai pipistrelli. Allora, tutto questo avviene perché i pipistrelli sono numerosi in termini di specie e di individui? Ma non solo. Diciamo che, come sempre succede nei fenomeni naturali, tutto questo ha una serie di concause. I pipistrelli sono numerosi, certo, ma sono anche animali molto sociali, quindi i virus hanno gioco facile nel momento in cui si adattano a un pipistrello a saltare da un organismo all'altro, da un individuo all'altro di una stessa popolazione. Ok? E poi tenete conto che i pipistrelli sono comparsi sulla Terra già 50 milioni di anni fa, molto prima dell'uomo. Sono animali antichi, ok? Sono animali antichi. Quando i dinosauri sono scomparsi 65 milioni di anni fa, piano piano i mammiferi si sono affermati. Questi sono tra i primi ad essersi affermati. Questo cosa vuol dire? Che i pipistrelli, molto più di noi, hanno alle spalle una storia di lotta contro i virus molto più importante della nostra. Sono molto più abituati, hanno un sistema immunitario che regge, tiene botta molto più del nostro rispetto a determinati tipi di ospiti che hanno al loro interno, quindi hanno determinati tipi di virus e batteri. Quindi probabilmente il sistema immunitario dei pipistrelli consente loro di sopravvivere nonostante determinate infezioni virali, molto più di quanto non riusciamo noi. Quindi sono animali ai quali bisogna prestare attenzione. Feci, urine, morsi, sono tutti modalità con le quali un pipistrello può infettare l'uomo, d'accordo? E i virus, nel momento in cui passano da un pipistrello nuovo, non è detto che si adattino sempre, sempre bene, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non si adattano affatto. Nel senso che un virus può fare il salto di specie, ma generalmente appunto non è detto che si adatti alla nuova specie nella quale è saltato. Però dovete tenere conto che la virosfera, quelli che i biologi chiamano virosfera, cioè l'insieme di tutti i virus, è fatto da un gran numero di specie, da un gran numero di individui, che, soprattutto nel caso di virus a RNA, subiscono continuamente mutazioni. E queste mutazioni sono casuali, e queste mutazioni sono tante, e quindi prima o poi può capitare che un virus che salta da un animale all'uomo casualmente si trova bene nell'uomo perché ha manifestato una mutazione che per pura casualità lo rende adattissimo a Homo sapiens. E qui parte la pandemia o la malattia, d'accordo? E se parte una malattia di questo tipo in un mondo come il nostro, beh, le conseguenze sono sicuramente diverse rispetto a quelle di ieri. O quantomeno tutto avviene molto più rapidamente in maniera su scala diversa, perché il mondo di ieri ovviamente era molto diverso. Io qui ho preso chiamato in causa scusate un attimo, scusate. Sì, scusate, dicevo, io ho preso come esempio l'antica Via della Seta, no? Quella rotta commerciale che univa l'Asia all'Europa, che ha unito l'Asia all'Europa per tanti secoli. In un mondo come quello, chiaramente una pandemia, come faceva a diffondersi, era veramente molto difficile, perché un mercante che partiva dall'Asia, magari infettandosi, dopo essersi infettato con un virus, beh, prima che arrivassi in Europa ci volevano mesi, quindi la malattia si manifestava
il mercante o moriva, d'accordo, durante il cammino, oppure guariva, ma se guariva non era più infettivo, aveva sviluppato gli anticorpi, quindi le malattie viaggiavano molto più difficilmente. Oggi viviamo invece in un mondo in cui beh, le persone in poche ore si spostano da una parte all'altra del pianeta con estrema facilità. Traffico aereo, che adesso è completamente fermo per i motivi che conoscete, beh, insomma, fino a qualche mese fa era letteralmente esploso, no? Io credo che sulle nostre teste viaggino qualcosa come 200.000 voli di linea al giorno su questo pianeta, e sono tantissime. In condizioni normali questi sono i numeri. Con un numero di passeggeri trasportati che è letteralmente schizzato alle stelle negli ultimi anni. Quindi voi capite che un individuo che si infetta in un mercato di cinese o africano nel giro di poche ore può arrivare in Europa. E se il virus è un virus particolarmente trasmissibile, innescare un processo pandemico nel giro di poche ore, così come è successo, o di pochi giorni nel giro, così come è successo nel caso del Covid-19, d'accordo? A questo aggiungiamoci che cosa? Che la maggior parte no, la maggior parte no, ma circa la metà della popolazione vive in centri urbani. A volte grandi centri urbani, grandissimi centri urbani, vere e proprie megalopoli, dove la distanza sociale, capite bene, che comincia ad essere un po' difficile da rispettare. E allora ecco che il contagio parte e viaggia in maniera veramente veloce. D'accordo? Immaginate la metropolitana di Londra, di Parigi, di città del Messico, sono città enormi. Ok? Quindi capite bene che in queste condizioni il contagio viaggia molto facilmente. In più aggiungete che cosa? Aggiungete che noi, in queste megalopoli, dove, opinione personale, si vive spesso male, perché insomma c'è grande caos, c'è grande livello di inquinamento, di contaminazione atmosferica, ed esistono degli studi che sono tuttora in corso, quindi sui quali non mi pronuncio perché non si sono pronunciati neanche gli scienziati, ma esiste il sospetto che ci sia una correlazione tra la capacità di un virus di diffondersi in un determinato ambiente e i livelli di contaminazione atmosferica. Un po' perché il virus può viaggiare adeso alle particelle del PM10 e del PM2,5, ma anche perché in una zona dove c'è un'altissima contaminazione, il sistema respiratorio degli umani è più suscettibile, è più compromesso, quindi può più facilmente cadere preda di determinati agenti patogeni prima ancora che il sistema immunitario reagisca. Questo è quanto. Mancherebbe una parte, quella delle soluzioni a tutto questo. Io naturalmente non ve le do le soluzioni, perché chiaramente forse sta a voi anche a ragionarci sopra su queste cose. Sta di fatto che chiaramente per adottare le soluzioni è necessario prima di tutto, cambiare paradigma, no? Cioè, fino ad oggi noi abbiamo vissuto in un mondo nel quale Homo sapiens è convinto culturalmente di essere un qualcosa di completamente slegato dalla natura. Nel momento in cui noi faremo il salto culturale, secondo cui ci cominceremo a considerarci parte integrante della natura stessa, allora, e questa era la conclusione del mio discorso, le soluzioni operative a tutti i problemi che abbiamo visto e che comunque sono legati anche al cambiamento climatico, lo abbiamo visto, sono tutte questioni che avevamo già trattato da un altro punto di vista, beh, le soluzioni operative verranno automaticamente. D'accordo? Grazie di tutto, grazie.